Buongiorno, buongiorno, buonasera ormai a tutti quanti, saluto a tutti. Vengo da Parma, da un magazzino number one, dove ci sono delle tante aziende, sicuramente conoscete delle aziende che si chiamano Barilla, Mellin, Coswell, ce ne sono tante altre. Noi siamo con Cobas da 2013, è un magazzino che prima facevano entrare i lavoratori pagando soldi. Poi c'è cioè, uno che paga soldi, facevano i contratti, c'erano questi giochetti, eravamo stufi. A un certo punto abbiamo sentito di questo sindacato di ADL Cobas, abbiamo sentito con Gianni. Poi siamo entrati con questo sindacato. Lottando in questo magazzino, beh, non c'avevamo proprio un diritto che si chiama, che possiamo dire di tratta degli esseri umani, anche secondo me mancava pure questo dentro il cantiere. Comunque non sapevamo a dove andare, sapevamo che fuori magazzino se succede qualcosa chiama i carabinieri, polizia. Ma qua chi lo devo chiamare? A un certo punto eravamo 37 iscritti, quel momento sui 300 lavoratori. E tutti sai che hanno paura che se scrive con il sindacato, cioè loro, cioè anzi, ti portano anche modulo per scrivere con CGIL, CISL, questi sindacati, ma non capisco come mai quando sente un discorso di ADL. Appena hanno sentito che stiamo a scrivere con la sindacati ADL, già che girava dietro, chi è che diventa delegato? Chi è che diventa delegato? Nel senso, vuole beccare quello. Poi appena sono un giorno entrato in magazzino, ci sono dei responsabili che mi seguivano, perché sapeva forse questo, farà il rappresentante del sindacato, mi seguiva e anche indietro viene mi dando delle parolacce per istigarmi, nel senso che gli do un schiaffo, un pugno. Cioè, mi stava provocando. Beh, comunque se ne ho capito. Cioè, devo capire la situazione, a un certo punto viene un responsabile e comincia a dire queste cose, no, c'è qualcosa che non va. Per quello, qualsiasi magazzino, qualsiasi dentro cantiere, in questi 3 anni mi ha fatto insegnare tanti trucchi che forse se ero io in Bangladesh, sono un ragazzo di Bangladesh, se ero in Bangladesh altri 20 anni forse non imparavo queste cose che ho imparato in questo magazzino. Trattava come se fosse se devi fare extra ordine, oh, 2 ore, se devi fare 2 ore in più, senso, oh, due, cioè, chi è in casa? Cioè, non capisco, stai chiamando un umano, no? Boh. Poi, se dici no, domani a riposo sei, non vieni, va, cioè, non c'è, cioè, è una cosa allucinante. Poi abbiamo fatto dei tavoli, che c'era Maurilio che sono intervenuti da Bologna, ci cioè, è presentato anche Gianni con loro. Poi ho visto Gianni come si trattava questi responsabili, queste persone, questi presidenti di magazzino. Cioè, mi ricordo un giorno che Gianni, cioè, mancava poco che lanciava lasagna di una. Il nostro presidente che ha preso anche schiaffe. Ci ha fatto crescere che ma esiste anche una cosa di genere, nel senso per avere dei coraggi, sai che si inizia da un punto di vista, non è che tu inizi da una parte e non ci troverai nella vita, incontrerai le persone che ti insegna e ti fa vedere, no, tu sei diverso, non sei come vogliono loro, non sei quello, non sei un schiavo, troverai, noi abbiamo trovato Gianni ADL Cobas, grazie per questa qua che ci ha fatto capire che anche noi siamo dei lavoratori e noi siamo lo stesso umanità che hanno tutti, anche noi siamo stesso. Poi ho visto questi trattamenti di Gianni con loro, poi cioè anche a me mi faceva crescere questa cosa che no, va lottato, quando va una cosa sbagliata va detto subito, senso. Buongiorno, c'era il responsabile, cioè, mi dispiaceva comunque con lei, che è una signora, però sempre cioè, tratta malissimo.
quando ti vede, se ha qualcosa che non va, che non, cioè, non stai facendo come vuole. Mamma mia, facevo ogni giorno, un giorno che mi ha fatto perdere proprio la testa. Poi mi ha fatto ricordare, ma scusa, ma l'ho visto collega Gianni, un giorno faceva davanti all'ufficio. Io l'ho alzato perché io ho voce più di te, molto più di te. Cioè lui tutti era fermo dentro il magazzino. Che è successo? Se lei tratta così, cioè come se forse mi stai stigando dentro il magazzino. Sì che ti sta stigando, perché loro ci cercano le persone che sono iscritte a DL dentro il magazzino, quello che si tiene il gruppo, perché tutti non hanno stessa forza o stessa capacità. Quelle persone che sono un po' debole, noi, quelle che sappiamo, quelle persone che non sa trattare, magari teniamo un pochino nascosto come il gruppo delle tipo non si vengono a attaccare. Questi responsabili sempre ci provano. Noi eravamo 37 iscritti, poi a un certo punto abbiamo fatto un sciopero dentro il magazzino, che avevo fatto intervista anche quel giorno, che dicevo questi responsabili che sta guidando delle Ferrari, Lamborghini, sta mettendo il nostro sangue dentro la macchina, no il gasolio. Cioè, dopo queste cose a un certo punto eravano diventati, siamo diventati 110 iscritti da 37, entro qualche mesina, cioè siamo diventati 110. Comunque, dopo che siamo diventati 110 su queste 300 persone, loro hanno iniziato di giocare responsabile, cioè ti danno dei promozioni, però per il momento, attenzione, queste promozioni, nel senso ti fa fare l'ordine o ti fa dei mansioni buoni, ma per pochi giorni. Perché cioè, dopo alla fine li prenderai calcio sicuro, perché è successo. Da 110 ho iniziato a dare i buoni pass, cioè tutte le persone che lavorava tipo pulizie, picking, mi ha fatto diventare carrellista, ha fatto dei cambi mansione, messo in ufficio, loro sono tolti da scritto da DL. Poi a un certo punto siamo diventati 70, da 110, cioè non capivo proprio la situazione. Poi abbiamo detto pazienza un po', vediamo come va. Dopo tre mesi, circa tre mesi, tutti quanti hanno preso di nuovo il calcio e sono tornati di nuovo. Quindi succede così, quando fa vedere delle cose, non esiste quando vede, nel senso ti offre una cosa, ma queste offerte non sono reali, sono delle. Non sono una cosa, sono banali, cioè proprio banali le cose che ti offrono. Comunque il diritto, la dignità, queste cose mi ha insegnato di capire Gianni, grazie a Gianni, per come se forse siamo cresciuti in giungla, come se forse avevamo la mentalità, non siamo umani, non, proprio diversi, ma adesso ci sentiamo di essere umani anche noi, e che non siamo schiavi, sono passati questi tempi che non siamo più schiavi. Però una cosa che mi preoccupa, due settimane fa ho visto una manifestazione a Parma, che c'erano dei 400 persone circa, una manifestazione che si trattava di come se fosse dividere la razza, nel senso dicendo era l'obiettivo che era contro i migrati, contro stranieri. Cioè vogliamo prima i nostri diritti, erano tutti italiani che dicevano tipo prima noi, dopo stranieri, una cosa di genere. Però questa manifestazione, cioè, mi è preoccupato che questa, come se forse mi sembrava una guerra tra poveri, e questo che mi preoccupa. Io dirò Gianni di pensare un po' su questa cosa, di capire un attimo, in Parma magari facciamo una manifestazione di capire che guarda, non c'abbia, invece che voi, invece di andare contro gli stranieri immigrati, secondo me loro è un razzismo, mi sembrava un discorso di razzismo che mia, cioè, a me mi sembrava
Beh, comunque, cioè, secondo me bisogna impegnare un po' vedere su queste cose a Parma, perché 2 settimane fa l'ho visto, quindi, cioè, non capivo che cosa va a succedere, senso, a Parma, poi siamo pochissime persone, non è che siamo tanti a Parma. Beh, grazie a tutti, lotta dura.